con il suggerimento da parte della panchina per il gioco da chiamare in questa azione offensiva. Goss dalla punta, bassissimo su di lui Johnson Odom, aspetta il blocco forte di Thomas Reyes, va a sinistra, ancora Goss con il reverse, tutta l'esperienza del 32enne di Washington in questa... alla sua prima vera stagione da protagonista, con 17 minuti di media giocando tutte e 30 le gare. I numeri non sono certamente straordinari, ma comunque ha prodotto 6 partite in doppia cifra con un top di 18 contro Bologna. Qui Goss manda per aria il pallone, l'esperienza aiuta, serve soprattutto in questi, le ultime due a Cantù, 72 partite lasciate in Brianza, 14,4 punti di media, 4,2 rimbalzi, idolo dei tifosi. Ha sofferto Cantù contro il pressing, Abbas è riuscito all'ultimo momento a passare la palla, poi questo canestro psicologicamente importante. Ora vediamo Goss da 8 metri. Venezia sta segnando da qualunque posizione, 85% nel quarto, 6 su 7 al tiro, 14 totali di squadra. Williams, neanche a dirlo, chi è che è andato ad anticiparlo con una scelta di tempo impeccabile? Thomas Reyes, Stone a lanciare i suoi in contropiede, di tocco, Peric per Goss! La Venezia entra anche questa, entra anche questa! Questa partita. Cantù che non è riuscita, ritornando al scotto di Cermadini, a continuare a servire i lunghi spalle canestro con continuità. È vero, merito della difesa della Reyer, della sapienza tattica dei mezzi lunghi, chiamiamoli così, di Cialli Recalcati. Goss da lontanissimo, quanti ne abbiamo visti fare a Roma portando l'Acea ai playoff con grandissime giocate.